Chiunque di noi scende in campo dà sempre il massimo contributo, stiamo avendo grossi miglioramenti a livello di squadra e le ultime partite lo dimostrano. Qual era l'altra domanda? Aspetta, No, sicuramente insomma che sei un giocatore importante per questa No, difesa che ha trovato più equilibrio, c'è da dire. sì, più equilibrio, forse piano piano stiamo raggiungendo più consapevolezza dei nostri mezzi. Ed è una cosa che in un frangente di questo campionato c'era un po' mancata, un po' di insicurezza e tutto. E i risultati logicamente aiutano. Per me è un buon punto. La partita, il primo tempo specialmente, l'abbiamo stradominato secondo me, concedendo pochissimo a loro e creando molto. E il secondo tempo mi dispiace non averlo potuto vedere, che ero dentro a curarmi, a vedere un po' quello che avevo. Però l'importante era non perdere punti, cioè non far vincere loro e non perdere inizialmente. E quindi è un punto guadagnato sicuramente. Da un punto di vista dei risultati abbiamo avuto le ultime quattro partite molto molto bene, portando 8 punti a casa. Però secondo me è una sosta che ci serve per recuperare anche gli ultimi acciaccati che oggi recuperavano, come possono essere Viola. E anche Maggio comunque veniva da un periodo di stop, io che ho fatto 3 partite nell'arco ravvicinato, Del Pinto, siamo tutti giocatori che stiamo recuperando e secondo me questa sosta può solo far bene. È normale, quando uno scende in campo scende sempre con i propositi migliori, stiamo bene, poi se le cose cominciano ad andare male anche involontariamente ci sta che un po' il morale cali. E da Cosenza o anche altre partite prima comunque. Anche col Verona che abbiamo preso un gol, il Sì. morale è sempre stato alto perché anche col Verona è stata una gara che Assolutamente. dopo il gol preso e l'espulsione che ci può stare quello che è, abbiamo anche dominato la partita in 10 contro 11 creando anche molte occasioni. Quindi la squadra come morale è sempre stato alto e logicamente i risultati portano sempre maggiori frutti e stiamo acquistando anche più consapevolezza nel nostro gioco.